benvenuti nella mia cucina. Oggi vorrei proponervi una bellissima ricetta fatta con delle banane. Non so se vi capita a volte di comprarle, magari le dimentichiamo in frigo e quando andiamo a prenderle la buccia si è oscurita parecchio. Non è che le banane non siano buone, ma conosco tante persone, e una è quella che sta girando questo video, che se la buccia è un po' scura non la vuole mangiare. Quindi che cosa possiamo fare? Preparare questa bellissima torta. Vi faccio vedere velocemente quali sono gli ingredienti. Abbiamo 300 g di farina, 6 g di bicarbonato, noce moscata a piacere, canela. Se non vi piace la canela potete utilizzare magari della vaniglia o la scorza grattugiata di arancia. Un pizzico di sale, olio, mi sono segnata tutto perché a volte mi dimentico, 85 g, 3 uova intere, un tuorlo, 100 g di latte e 200 g di zucchero. E non dimentichiamo un pizzico di sale. Allora, le banane iniziamo. Anche se sono un po' scure, sono piene di sapore. Tagliamo, devo frullarle, quindi le mettiamo qui. Tagliate a pezzettine. Ho tagliato già tutte le banane, sono più o meno 440 grammi, 400 grammi. E ora faccio questa purea. Se non avete il frullatore potete utilizzare una forchetta o anche una schiacciapatate. Non mi preoccupo di aggiungere limone, niente, per evitare che si anelliscano ulteriormente, perché intanto andrà dentro il composto della torta. Prendiamo una bulla capiente, una spatola. Allora, in questa bowl inizio ad aggiungere le banane che abbiamo appena frullato. Lo zucchero. Io sto utilizzando quello semolato classico, se avete quello di canna va anche benissimo perché è molto più profumato. Aggiungo il latte. È molto veloce come preparazione. Magari adesso mi aiuto più con la frutta. Aggiungo pian piano l'olio. Io sto utilizzando un olio di girasole, che è meno profumato. Però se a casa avete quello di oliva e preferite utilizzare quello o è l'unico che avete, non c'è nessun problema. Ok. Guardate che non sto proprio montando il composto, né aggiungendo aria, soltanto omogenizzando bene la preparazione. E mi rimane qui un tuorlo e le uova, che erano tre, cerchiamo di aggiungere una alla volta. No, ok, ancora un'altra. Intanto il vostro forno dovete preriscaldarlo a 175 gradi. Io l'ho acceso poco fa. Così almeno quando sarà pronto il nostro composto subito li forniamo. Ok, da una parte abbiamo questi ingredienti. In questa bowl abbiamo la farina. Andiamo a spostare questo. Mettiamo un pizzico di sale. E questo non dovete dimenticarlo perché il sale fa rialzare i sapori. Abbiamo qui la canela. La noce moscata, che a piacere, se non abbina molto bene con le banane, però se non vi piace potete non metterla. E se magari avete anche dello zenzero in polvere, un cucchiaino andrebbe benissimo. E il bicarbonato. Allora, mescolo bene in questo modo.
dentro la piel. E ora continuo a mescolare finché non abbiamo un composto vero liscio. Il composto è pronto, guardate, ha una consistenza, non è tanto denso ma neanche tanto liquido. Allora, avevo pensato di aggiungere anche il cioccolato fondente, se magari lo avete a casa potete tritarlo finemente e aggiungerlo dentro, anche delle gocce di cioccolato. Purtroppo noi lo abbiamo mangiato quasi tutto ieri sera e non vale la pena mettere questi due pezzettini. Me le mangerò intanto la torta in forno. E gli stampi, se avete una tortiera di 28, magari 24, diciamo 24 è troppo piccolo, 28-30 cm di diametro va benissimo. Io non ce l'ho in questo momento, per cui utilizzerò questi stampi, sono due, sono degli stampi del pane ma vanno benissimo per fare tipo plum cake. Quindi li ho imburrato e infarinato. Dividerò l'impasto in tutti e due. Allora, forno 175, io solitamente i primi 10 minuti utilizzo un forno ventilato e dopo passo a statico. Se a casa non avete la possibilità di statico ventilato, va bene lo statico, magari ci vorrà qualche minuto in più. Allora, iniziamo con 30-35 minuti, infatti imposto il mio timer, lo faccio partire. E in forno subito. Mi raccomando, il forno deve essere già a temperatura. Ecco qui, ci arriviamo fra 35 minuti. Ok, siamo già quasi in tempo. Timer ci avvisa che la nostra torta è pronta. Ed eccole qui. Un profumo buonissimo, oltre a un bellissimo colore. Allora, io ho preparato una teglia con una piccola griglia da farla dopo raffreddare qui dentro, però chi non li ha a casa può farle raffreddare direttamente dentro lo stampo e dopo tirarle fuori. E voglio dire che questa è una torta che a temperatura ambiente per 3-4 giorni va benissimo, basta che la tenete coperta. E se non potete una volta che è fredda, avvolgerla nella pellicola trasparente e conservarla in frigo. Allora, aspettiamo che si raffredda e dopo vi faccio vedere come è la torta e la nostra porzione dentro. Ok, ecco qui le nostre torte pronte. Voglio farvi vedere il bellissimo colore e anche quanto sia morbida e bella umida anche dentro. Allora, mi rimane solo augurarvi una buona merenda. Vi saluto. Thank you.